Ciao piccoli scarafaggi, come vedete ho ancora voglia di mare, sono appena ritornato dalla vacanza e come dice mio cugino Marco mi devo mettere a nudo ed essere più spontaneo, quindi sono rimasto ancora un po' in tenuta da mare. Dai ragazzi, scherzi a parte, sono appena ritornato, sono rientrato ieri e... mamma mia, aspetta, vi prendo a male quando si rientra dalla vacanza, non hai voglia di fare un cazzo. Il problema non è tanto il ricominciare, ma è sapere quello che uno vuole fare. Quindi non sapendo bene ancora che direzione prendere, siccome c'è un video sul mio canale dove sto con mia figlia, l'abbiamo fatto un paio di anni fa, che cantiamo la canzone di Cesare Cremonini, vieni a vedere perché, e in parecchi nel tempo mi hanno chiesto di farne un tutorial, volevo cogliere questa occasione e farvelo oggi. Vi invito ad iscrivervi al canale. Oi! Va bene? Ma peccato un faccio. E... ok. Qua. Niente, ho perso il filo. E... oh, mannaggia! Questo vi fa capire che rottura di coglioni può essere il ritorno da una vacanza. Quindi ragazzi, dai, vediamo di darci una carica. Per me l'anno è sempre ricominciato a settembre, perché ogni volta che da ragazzino tornavo dal mare magari scrivevo una canzone nuova, mi ero innamorato e ricominciava la scuola. Quindi per me l'anno ripartiva sempre da settembre, non da gennaio. E quindi voglio che anche questa volta sia così e spero di portarvi delle novità, dei contenuti interessanti. E noi ci vediamo al prossimo video. Questo è il tutorial, vieni a vedere perché, canzone spettacolare di Cesare Cremonini, molto bella, molto intensa, che se non erro è stato uno dei singoli successivi allo scioglimento con i Luna Pop. Mi sembra che la canzone stava nell'album Bagus, nell'album dopo Squarez. Se avete qualche consiglio lasciatemelo nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Lovvi! Ok piccoli scarafaggi, tutorial velocissimo perché ho la batteria scarica. Introduzione, che è la parte più importante, che è poi la parte dove ci si canta anche sopra, quindi poi rimane sempre quella. Ve la suono e poi ve la spiego un attimo. Ok? Questa è la parte più importante, perché poi ricomincia sempre così e Cesare ci canta sopra. Dovete essere morbidi. Tonalità La bemolle. Ok? E morbidi nell'arpeggio. Allenatevi molto. Questo è La bemolle secondo rivolto, perché questo sarebbe il primo. La bemolle, Do, Mi bemolle, in prima posizione. Questo in seconda posizione, secondo rivolto. Do, Mi bemolle, La bemolle. Al basso, La bemolle. Quindi allenatevi un sacco di tempo a fare questo. Poi qui non è nient'altro che una discesa. Ve lo suono lentamente, così riuscite a vedere anche quello che sto suonando. Ok? Potete mettere il video più lento in modo che riusciate a vederlo meglio. Se lo suono troppo lentamente mi sbaglio. Riprovo un pochino, vediamo se riesco a farvelo ancora più lento. Si bemolle. Do. Poi un'altra volta La bemolle. Okay, ripete. Do diesis maggiore. Poi qui Si bemolle, ma questo rimangono sempre le stesse note alla destra, quindi è
ok? Da 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 da. Mi bemolle, si bemolle, mi bemolle e ricomincia. Ve lo rifaccio. Una volta che avete imparato questo, praticamente avete imparato tutta la canzone. La cosa difficile è cantare sopra questo tipo di arpeggio. Una volta che sono state fatte queste strofe, si ritorna in la bemolle, andiamo avanti, diventa la bemolle settimo. Poi qui io me lo arpeggio un po' a modo mio, me lo suono a modo mio, non rispetto più la canzone perché poi entrano sopra i violini, non si sente bene. Quindi comunque vi dirò gli accordi, poi ve lo arpeggiate anche come vi piace a voi, secondo i vostri gusti. La bemolle settimo. Voglio che poi qui sono sempre gli stessi accordi. Do diesis, si bemolle minore. Primo rivolto, si bemolle. Do diesis fa, o si bemolle, re bemolle, fa, chiamatelo come vi pare a voi. Io lo prendo nel secondo rivolto, quindi da qui re bemolle o do diesis fa si bemolle, quindi è voglio che tutto intorno, in realtà sposto solamente il mignolo, vedi, ci sia solo la vita per me, voglio che notte e giorno, fa diesis, devo convincerti. Questo è fa diesis, terzo rivolto, perché questo sarebbe il primo rivolto, fa diesis, la diesis, do diesis, ok? Io lo prendo da qui. Devo convincerti che mi bemolle, mi bemolle, ok? Do minore. Capirai che il cielo è bello perché sol minore in fondo fa da tetto, la bemolle, a mondo pieno di paure e lacrime, mi bemolle, sol maggiore, oh piangerai, do minore, oh altro che sol minore. Ma dopo un po' la vita, la bemolle sembrerà più facile, fa minore, e così fragile, si bemolle, ricomincerai. Ora vi dico un attimo i rivolti che ho fatto, poi dopo io li vario sempre un po', dipende anche da come mi prende a suonarla. Allora, quindi è, capirai, do minore, ad esempio ci metto anche la nona qui, no? Capirai che il cielo è bello perché... Questo poi starà a voi, potete suonarlo tranquillamente così. Capirai, do minore, che il cielo è bello perché... Sol minore. Per questo che nei video precedenti vi avevo detto di imparare i rivolti, perché i rivolti sono fondamentali per comunque abbellire la canzone, perché puoi farlo anche in questa maniera. Con il si bemolle, re, sol. Io prima l'ho suonato invece re, sol, si bemolle. In fondo fa da tetto la bemolle, secondo rivolto, questo è il primo, questo è il secondo, pieno di paure e lacrime, mi bemolle, sol, terzo rivolto, questo è il primo, secondo, terzo, piangerai o altro che sol minore, terzo rivolto, ma dopo un po' la vita, la bemolle, secondo rivolto, ti sembrerà più facile, fa minore, terzo rivolto, primo rivolto, secondo rivolto, terzo rivolto, e così fragile. Si bemolle, secondo rivolto, primo rivolto, secondo rivolto, terzo rivolto, ricomincerai.
e poi riprende come l'inizio. Ve la risuono lentamente. Ci sia solo la vita per me, voglio che notte e giorno devo convincerti che capirai che il cielo è bello perché in fondo fa da tetta un mondo pieno di paure e lacrime. Oh, avevo messo una terza, ma è meglio che rimango sul basso di sol. Oh, piangerai, oh, altro che, ma dopo un po' la vita ti sembrerà più facile. E così fragile ricomincerai. Vedete, sono sempre questi. Quindi se voi imparate gli accordi, anche la bemolle, no? Primo rivolto, secondo rivolto e terzo rivolto, ok? Quindi se vi allenate con tutti e tre i rivolti di tutti gli accordi di questa canzone, quindi da quando comincia, da qui, no? Do diesis, primo rivolto, secondo rivolto, terzo rivolto, ok? Si bemolle minore, primo rivolto, secondo rivolto, terzo rivolto e via dicendo con tutti gli altri. Poi che cosa c'è anche? Il fa minore, ok? Primo rivolto, secondo rivolto, terzo rivolto, il sol minore, primo rivolto, secondo rivolto, terzo rivolto. Così per tutti gli altri. Io credo di avervi detto tutto. Fatemi sapere se sono stato chiaro nella spiegazione, se vi ho detto tutto quanto. Quindi io vi ho dato la base, poi sarà a voi aggiungere una nona, una settima. Quando fate il sol minore potete metterci una settima. Quindi questo sta a voi, una nona. Mettetemi un like e noi ci vediamo al prossimo video. Pollice. Come mi dice Ricciolo, sono un coglione e questo è il mio caro amico.